Buonasera a tutti, da Fabrizio Pozzi. Se potete cortesemente, come prima cosa, confermarvi, perfetto, la voce arriva, il video è buono, si vede tutto è regolare, no? Quindi mi sembra di capire che è tutto ok, giusto? Perfetto. No, così almeno siamo sicuri, perfetto, tutto ok, benissimo, grazie mille, grazie mille. Se c'è qualcosa poi nel corso, se dovesse andare via la linea o okay, che... fatemelo sapere, io come al solito spero che sia tutto ok, però a volte il collegamento fa un po' le bizze. Benvenuti a questa sessione Intermarché in cui, come risulta anche dal sito di Train Library, chi l'ha visto un po' in esteso, diciamo che il tema specifico riguarda i fattori risk appetite, risk aversion, che poi altro non sono, per chi ha seguito anche altre volte i miei webinar, tutti quegli elementi di valutazione dell'insieme dello scenario che servono appunto per vedere se da un punto di vista probabilistico lo scenario tende più ad andare in una direzione piuttosto che un'altra. Ovviamente poi a parte questo ci sarà sempre anche un accenno a quegli asset che interessano più o meno sempre tutti, e cioè il FTSE MIB, il BTP Future e via dicendo. Ecco, solo una velocissima comunicazione prima di iniziare. Come avete potuto vedere sul sito di Trading Lab, è stata ufficialmente avviata la sottoscrizione del Dynamic Intermarket Report, che, ripeto, è un servizio che incorpora tre servizi, subservizi. Allora, uno è report in PDF a fine mese intitolato Sentiment and Seasonality. Non so chi di voi lo ha già letto. Ai primi di febbraio ne ho prodotto uno, a giorni ne sarà prodotto un altro, viene inviato via mail in formato PDF ed è un report scritto. Poi un webinar di un'ora al mese, un'ora mensile, con temi diversi a seconda degli argomenti come sono stati anche stabiliti nella bacheca di Trading Library, cioè adesso si parlerà di questo, la prossima volta tra un mese si focalizzerà più l'attenzione sulle rotazioni settoriali in Europa e in America. Poi, un'altra volta si dirà qualcosa sui mercati emergenti, poi sulle valute. Il tutto ovviamente senza dimenticare di far sempre riferimento a quelle cose che poi interessano tutti, e cioè appunto, come dicevo prima, il FTSE MIB, il BTP Future, eccetera. Però l'idea è che di volta in volta vengono stabiliti dei temi di riferimento. Ovviamente nulla impedisce poi che nella misura in cui tanti più sottoscrittori siano interessati a sviluppare meglio un qualche cosa, un tema piuttosto che un altro. Ad esempio, è un periodo in cui si parla molto degli emergenti. Una volta qualcuno, più persone mi suggeriscono, parliamo degli emergenti invece di qualcos'altro, ovviamente lo si potrà fare senza nessun problema. La terza componente del servizio è quella che è molto semplice, ma secondo me è molto innovativa, perché è semplicemente la rubrica L'esperto risponde, cioè nella sostanza questa rubrica L'esperto risponde è fatta in modo tale che è vero che c'è un appuntamento mensile, quindi un report che viene inviato, un webinar che viene tenuto, tra l'altro webinar in cui c'è il collegamento in real time, quindi con possibilità di fare domanda e risposta, ma se uno non potesse... Il file viene sempre registrato, quindi poi se lo può vedere quante volte vuole a casa propria senza problemi. A parte questo, diciamo, l'idea del web, l'idea dell'esperto risponde è proprio per creare un risk on e risk off, così, sì, risk on e risk off, sì, in pratica sì, risk aversion, risk appetite. Risk aversion e risk appetite. Io ho usato la cosa risk aversion, risk appetite perché è quello che poi è anche contenuto nel mio libro del 2012, però l'idea sì, è risk on e risk off. Ecco, dicevo, l'idea dell'esperto risponde è fatta in modo tale che, per cui è vero che l'appuntamento è una volta al mese, ma c'è la possibilità di inviare nel corso del mese per i sottoscrittori, quindi anche già da domani, tra qualche giorno, con la libertà più assoluta, chiedendo quesiti di equity, cioè indici o titoli, bond, valute, commodities e eventuali pareri sul personal portfolio, in modo tale che io, ricevendo le mail che mi gira Trading Library, posso rispondere se non sono tantissime anche nella giornata stessa, altrimenti nella giornata successiva. Questo fa sì che è vero che ci siano due appuntamenti cosiddetti mensili scadenziati, e cioè il report, il prossimo lo manderò a pochi giorni, a 2 o 3 giorni, e poi il webinar, ma è anche vero che non è che ci si sente adesso e poi
tra un mese, ma chi vuole può veramente mandare libere domande specifiche in base alla propria, come dire, alle proprie esigenze specifiche e avrà una pronta risposta su ogni tipo di domanda, ripeto, a 360 gradi. Ultimissima cosa, poi iniziamo. Il prezzo di lancio che è stato deciso dall'editore, e io ovviamente sono anche d'accordo, è di assoluta e totale convenienza e non ha eguali nel panorama della finanza operativa, perché per questo servizio che normalmente potrebbe avere un valore, se si guarda anche quello che fanno altri, tra i 300 e 400 euro all'anno, il prezzo di lancio invece è... Chi ha visto sul sito lo ha già potuto verificare, 119 euro all'anno per un abbonamento annuale e 75 euro per l'abbonamento semestrale. È chiaro che questa è un'offerta assolutamente di lancio e assolutamente, come dicevo prima, che non ha eguali. Quello che vi posso io dire, dato che io mi occupo della gestione del prodotto in toto, ma non della parte organizzativa, pubblicitaria, eccetera, che l'editore ha già detto, questo è un prezzo di assoluta convenienza e che viene proposto ora. Da un certo punto in poi, però, questo prezzo verrà triplicato, quadruplicato, adesso non lo so sinceramente perché non sono io che mi occupo di queste cose, però, ripeto, siccome il prodotto ha una fascia di collocamento decisamente diversa da un punto di vista anche qualitativo, è chiaro che questa, come dire, è stata, facciamo un esordio. Quindi il mio invito, ovviamente per chi è interessato, per chi ritiene di voler seguire i mercati in maniera costante anche da un punto di vista intermarket, appunto è quello di approfittarne quanto prima, perché, ripeto, non dipende da me il fatto di decidere se mantenere questo prezzo lancio di 119 euro per un certo tot di tempo oppure in maniera limitata. Bene, detto questo, allora, come vedete, io ho proposto come maschera di partenza la SKU Index. Questo perché, per chi ha seguito anche altre volte, non è un indicatore che io faccio vedere spesso, anzi, si può dire che non lo faccio vedere quasi mai, anche perché, come potete vedere, da un punto di vista squisitamente grafico estetico, non è un granché bello, cioè sembra anche di vedere un encefalogramma, nel senso non è che mi si possa dire ah che bello, al di là dei colori che io posso aver messo, è una cosa molto a zigzag. Però quello che è importante è il significato. Ci sono due indicatori che in questo particolare momento del mercato io tengo monitorati e li vediamo in sequenza, uno è questo e l'altro immediatamente dopo. E uno è sicuramente lo SKU Index. Lo SKU Index è sempre volatilità, però è vista in modo decisamente più ampio rispetto al VIX. È anche detto lo smile SKU della volatilità per la forma che acquisisce quando a volte diciamo, prende una forma teoricamente a sorriso, no? Rappresenta il calcolo della volatilità non solo tenendo conto delle opzioni at the money, ma tenendo conto anche, più importante, delle opzioni out of the money. In sostanza, lo SKU tende a salire quando si venderanno opzioni at the money, si comprano opzioni out of the money. Questo cosa significa? E perché io lo tengo monitorato? Perché le opzioni out of the money, come potete sapere, come potete, immagino che sappiate, seguendo i mercati, diciamo, con interesse, le opzioni out of the money sono quelle che costano poco niente, no? Se sono poi deeply in the money, ancora, deeply out of the money, ancora meno, ma che tendono ad attirare l'attenzione degli operatori quando si pensa che ci sia qualche evento che possa essere dirompente, per cui la logica qual è? Io compro qualcosa che costa pochissimo o nulla perché magari da qui a X giorni, a X settimane, magari mi decuplica, mi va a valori stratosfericamente alti. Ora, quello che io volevo far notare, che il motivo per cui seguo lo SKU Index in questi tempi, diciamo in particolare da adesso, da inizio anno in poi, è che come vedete, da praticamente fine novembre, più o meno i primi dicembre, si sta stabilizzando sopra 120-27 e tende verso l'alto. Ora, si dice che si tende a, come dire, a
tende a salire l'impegno sulle opzioni out of the money quando comincia a salire in un certo modo sopra 120. Voi vedete che praticamente dal mese di novembre-dicembre si è assestato intorno a 126 e poi tende a salire, magari anche scendere, ma rimanere su questi valori. Questo a me dà come dire, motivo per cui lo seguo è perché poiché ritengo, lo vedremo nel corso dell'analisi dei vari fattori intermarket, che lo scenario complessivo globale si stia abbastanza tanto anche deteriorando, è ovvio che il fatto dell'avere sempre un polso molto riferito alle opzioni, al mercato delle opzioni, mi fa capire che effettivamente quella che può essere una sensazione è anche un qualcosa che è traslato e incorporato nelle aspettative degli operatori di mercato, dei trader. Un altro elemento che sicuramente tendo a tenere sott'occhio, pur nella sua semplicità, in questi tempi, è il renminbi offshore, che altro non è che la valuta cinese. Perché offshore? Perché è la versione quella non ufficiale, cioè quella tradata, diciamo, senza che le autorità cinesi intervengano in maniera esplicita per rendere magari piatto, se voi prendete quello ufficiale in alcune fasi del mercato è totalmente piatto, poi in altre riprende a muoversi, questo invece è quello offshore. Anche questo, il fatto che ad un certo punto si sia rafforzato, sino ad arrivare su dollaro a intorno ai 6 e poi abbia cominciato questo movimento forte con conseguente ribasso anche dell'indice cinese, lo Shanghai che è andato a ridosso del livello 2000 e se dovesse andare in breakdown sotto 2000 potrebbero essere grossi problemi. Anche questo è un cambio che io tengo a tenere sott'occhio tutti i giorni perché il fatto che si assesti su una parte alta che tenda ad indebolirsi in questo modo mi conferma quello che alcuni sussurrano, ma poi nessuno dice perché non va bene dirlo, e cioè che in sostanza il Giappone avrebbe scatenato con la famosa azione delle tre frecce di Abe, la Abenomics, no? Quindi sul provvedimento che ha fatto tanto scalpore lo scorso anno, una sorta di guerra valutaria senza esclusione di colpi, sulla stessa falsariga di quella che accade negli anni 30, quindi 1930 e negli anni 70, e in cui quando si hanno queste guerre valutarie è evidente che tutti sono interessati poi uno a essere dentro e a difendere la propria divisa, perché è chiaro che il canale dell'export nessuno lo vuole perdere. Due, perché gli effetti potrebbero essere veramente deleteri e, come dire, devastanti anche poi sul mercato dei government, quindi sul mercato dei titoli di Stato come effetto indotto. Quindi per me tenere sott'occhio il renminbi offshore, quindi la valuta cinese in questo momento, quando invece in altri tempi, magari anche l'anno scorso, a metà anno, mi interessava decisamente meno, è perché unitamente allo skew della volatilità cerco di capire fino a che punto il mercato si sta innervosendo e tende anche a rimanere su livelli di nervoso. Aggiungo anche, e poi passiamo anche agli indicatori che magari io tendo a seguire di più costantemente, che proprio per questo, se guerra valutaria deve essere e se le prime come dire, a pagare dazio, quindi a dover sopportare pesanti perdite, quindi anche a reagire malamente, è il coacervo delle valute emergenti. Ecco, qui banalmente io ho riportato poi si possono scegliere vari panieri ovviamente. Questo è un paniere di ETF che è emerging currencies, cioè valute emergenti contro dollaro. Il trend, come si vede, è impostato al di là di un tentativo di pullback, diciamo, realizzato intorno ad agosto dell'anno scorso, però decisamente arrivato, cioè le valute emergenti stanno soffrendo, probabilmente continueranno a soffrire e è opportuno seguire il loro trend perché tra mercato delle opzioni e mercato delle valute, su cui è quello che può accadere in particolare sulle valute emergenti, potremo trarre poi delle indicazioni giorno per giorno
molto interessanti e molto strategicamente, tatticamente utili anche per quello che riguarda poi, magari interessa di più, i mercati azionari, perché è chiaro che se certi movimenti che partono da lontano e interessano valute, mondo opzioni, eccetera, poi vanno inevitabilmente a incidere sulla componente azionaria, che poi è quella che interessa, diciamo, maggiormente al grande pubblico. Ecco, riprendendo con quelli che invece io seguo più tradizionalmente, che avete visto, chi ha seguito ha visto anche altre volte, vedete che qui abbiamo il solito equity bond, costruito equity bond, il solito ratio equity bond, dove vedete che qui c'è stato un movimento di correzione esattamente in coincidenza con il Fibonacci time del dicembre, di fine dicembre 2013, quindi ha svoltato all'ingiù. Poi c'è stato un tentativo di pullback, attualmente lo consideriamo solo un pullback perché, come vedete sotto, l'indicatore di momentum, ecco, scusate, intanto io leggo cosa comporta, se nel mercato offshore, quindi non ufficiale. Eh no, perché nel mercato offshore, da questo punto di vista, siccome il mercato cinese è da un certo punto di vista è molto, soprattutto a livello valutario, è molto, come dire, manovrato. Quando dico manovrato, intendo anche occultato, nel senso che nessuno, ma anche in America, sa dire, ma parlo degli esperti, quindi dei professional, quindi anche delle banche centrali, sa dire quanta sia esattamente la quantità di dollari detenuta dalla banca centrale cinese. E si sa che è una mostruosità. E questo crea come dire, anche delle riflessioni che adesso non si possono fare perché non c'è tempo, sulla tenuta del dollaro. Si sa che è di una quantità mostruosa, però nessuno ha dei numeri precisi. Ora, se si guarda quello cosiddetto ufficiale, ha un tendenziale, è vero che ha un trend tendenziale come questo, poi però si notano delle evoluzioni orizzontali che sono sintomatiche di interventi assolutamente, come dire, politici da parte della banca centrale cinese. Invece quello offshore è quello, come dire, tradato dagli operatori fuori, no? Che credono, in base a come si debba muovere la Cina, di speculare o in una direzione o nell'altra sul renminbi. Quindi è chiaro che se poi in più aggiungiamo che può essere inteso anche come uno strumento liquido, nel senso che è seguito ed è tradato, è chiaro che il messaggio diventa significativo. È chiaro che a me il seguire il renminbi interessa solo e soltanto da un punto di vista del valore segnaletico intermarket, dell'eventuale trade vincente long o short sul renminbi, proprio non mi interessa di meno, né interessa di meno ai colleghi a cui mando le mie analisi quotidiane. Quindi è proprio da un punto di vista segnaletico in senso stretto. Ecco, quindi qui, tornando all'equity bond, come vedete, c'è stata questa correzione, tentativo di pullback, e poi, guardando sotto, il momentum è ancora tendenzialmente debole. Quindi l'idea è che questa correzione, avvenuta in coincidenza del Fibonacci time, al momento, per quello che se ne può dedurre, possa ulteriormente continuare, cioè che questo sia un top significativo del ratio equity bond. Se guardiamo, intanto scusate, io con la coda dell'occhio cerco di, ecco, di fatto una gradina, grazie, chiarissimo, benissimo, mi fa piacere, quando do spiegazioni, se no, risulto chiaro, mi fa molto piacere. Comunque, ecco, nel caso, anche lì, tornando a quello che dicevo prima, voi potreste avere anche tante domande da fare anche sui mercati globali, e ovviamente il tempo qua io devo condensare tutto in un'ora. È ovvio che il discorso che dicevo prima dell'esperto risponde serve proprio a quello, che se uno poi vuol fare domande sulla Turchia, sull'ETF del grano turco, sul cotone, eccetera, può farlo benissimo, basta che mandi una mail e poi avrà una risposta. Ovviamente io qui devo seguire una linea guida che sia, come dire, che abbia un capo e una coda, un senso logico per poi tirare delle conclusioni. Vediamo allora il secondo cosiddetto indicatore di confidence, cioè di fiducia, e che è il financial bond. Il financial bond, financial vuol dire, si intende i titoli finanziari, no? Quindi ETF piuttosto che altro.
e bond sono i government. Anche qui vedete che c'è stato un tentativo di breakout. Allora, qui mi si chiede, potete spiegare il grafico in mezzo, equity bond, e ci sono stato su prima, ci devo ritornare, ditemelo, se ci devo ritornare io ci ritorno, per me non è un problema. Intanto dico due parole sui financial bond. Vedete che c'è un breakout, c'erano due livelli di resistenza qui, c'è stato il breakout, però come vedete anche qui, premesso che è positivo il fatto che i financial sovreperformino i government, quindi i bond, e qui c'è stato un breakout, ma è un breakout tutt'altro che significativo, perché se guardiamo sotto l'indicatore di momentum è molto sacrificato. Quindi anche qui, indicatore di confidence, come dire, è ancora tutto da solo un secondo. Ok, ci ritorno subito. Ecco. Dicevo, l'indicatore di confidence hanno senso nella misura in cui c'è un equilibrio tra il prezzo che vedete del ratio e anche l'indicatore sottostante di momentum. Ecco, allora, ritorno un attimo sull'equity bond. Ecco, c'era qualcosa in particolare che andava sviluppato. Ecco, se mi fate sapere. Io quello che avevo detto la volta scorsa è che guardando i due cerchietti bianchi c'era una gamba rialzista. C'era stato il breakout a livello qui, e quello che mi aspettavo è che questa gamba rialzista in termini di lunghezza temporale e anche di intensità potesse replicarsi dopo il breakout. E infatti così è stato, perché è andato avanti per 5-6 mesi, anche di più. Vedete che la distanza, la lunghezza più o meno, diciamo più o meno è la stessa. E poi in coincidenza chirurgica con il livello di Fibonacci time c'è stato lo swing down. Ora, al momento siamo ancora su una fase in cui dobbiamo ragionare al ribasso, anche perché l'indicatore di momentum non suggerisce nulla che faccia pensare al contrario. Ovvio, se invece ci fosse un recupero di momentum, allora nulla impedisce di pensare che questo, diciamo, tentativo di discesa, quindi a favore dei bond, possa recuperare e andare su. Però al momento, secondo me, al momento va interpretato come uno swing down di una certa significatività. Ecco, se va bene, io poi vado avanti anche con gli altri. Equity su, azionario su, cioè vuol dire che il ratio è guidato dall'equity, quindi se va su vuol dire che l'equity overperforma i bond e quindi il ratio tende a salire, proprio per come è stato costruito. Okay? Così allo stesso modo, per come è stato costruito questo, i semiconduttori sono da sempre considerati leading indicator. Per quanto riguarda il mercato, sono leading indicator per quanto riguarda la fiducia sul mercato, quindi tecnologia e tecnologia molto, come dire, che anticipa. Anche qui vedete che a partire dal top del 18 febbraio 2011 praticamente è stato tutto a favore dell'healthcare. È vero che adesso c'è stato un recupero appannaggio, diciamo, a favore dei semiconduttori, no? Se vedete qui nella parte bassa, diciamo che da aprile del 2013 comunque c'è un tendenziale tentativo di recupero dei semiconduttori, adesso laterali, però come vedete sotto c'è costruito l'indicatore stavolta direzionale, c'è un'assoluta perdita di direzionalità, cioè di accelerazione, quindi al di là del fatto che non è nulla di assolutamente vigoroso come recupero trend a favore dei semiconduttori, quello che poi dice l'indicatore sotto è che effettivamente siamo in divergenza negativa. Non solo, ma per essere ulteriormente più precisi, se poi andiamo a guardarci quello che ha fatto il SOX, quindi l'indice dei semiconduttori, fino adesso, voi vedete che sicuramente ha fatto un ottimo recupero, questa è base mensile, quindi se noi partiamo dai minimi del 2008, dell'ottobre 2008, ha fatto un ottimo recupero, però vedete anche che, e non solo, qui c'era un Fibonacci time dove io pensavo a una svolta repentina, invece c'è stato un tentativo di svolta, ma poi in realtà
ha recuperato e anche adesso si trova intorno a 5,60. 5,60 però vedete che sono due livelli cruciali che durano dal 2004 e dal 2006. Allora, qui il messaggio qual è? Se i semiconduttori, quindi come rappresentanti molto leading, quindi anticipatori della tecnologia, mi vanno in deciso breakout su questi livelli e quindi andiamo in direzione almeno 600, 600 qualcosa, diciamo almeno intorno a 6,50, è chiaro che tutta la tecnologia ne trarrebbe beneficio e se tutta la tecnologia ne trarrebbe beneficio, faccio un po' fatica sinceramente a pensare, sì, a volte accade che il Nasdaq in quanto tecnologia muova in una direzione e altri indici muovano in divergenza negativa, cioè non seguono esattamente, però capite bene che tecnologia, perché un mercato sia healthy, cioè salutare, è opportuno sempre che tecnologia nell'insieme e finanziari nell'insieme si muovano tendenzialmente al rialzo, all'unisono, meglio ancora, o comunque che almeno uno dei due risulti decisamente trainanti. Se questo non accade, se un mercato è trascinato dagli healthcare, cioè dai farmaceutici, dal food, eccetera, è chiaro che c'è qualcosa che non va ed è preludio ad un qualcosa che, voglio dire, che deve accadere, di non piacevole per il mercato azionario nel complesso. Un altro indicatore di confidenza è quello che rapporta le, small cap, quindi Russell 2000, all'indice, diciamo, all'S&P, le blue chip dell'S&P, quindi non il 500, ma all'S&P 100. Anche qui, vedete, c'è un tentativo, dunque, qui siamo arrivati a 2011 con un forte recupero delle small cap, poi c'è stata una debolezza che ha coinciso anche con una tensione sui mercati azionari globali, poi le small cap hanno guidato ancora tutto questo movimento, qui abbiamo un tentativo di breakout, però come vedete l'indicatore sottostante di momentum è abbastanza, adesso non voglio dire molto debole, ma certamente non sta seguendo il prezzo, quindi anche qua le small cap che teoricamente dovrebbero overperformare l'indice maggiore se anche qui c'è un senso di fiducia generale, perché storicamente è così, in realtà è da valutare e lo si potrà vedere nei prossimi giorni, barra settimane, se questo breakout a livello di ratio è da intendersi come un qualcosa di, come dire, sostanziale, quindi con un'idea di prosecuzione, oppure se è la classica idea, il classico falso breakout. Oppure, come viene chiamato, anche bull 3, no? Cioè facciamo finta di fare un breakout, dopodiché giriamo e scendiamo tranquillamente. Un altro indicatore che è estremamente importante perché tira il dunque, qua intanto leggo allora un attimo, gli ingegneri analisti sono americani a livello mondiale, il SOX è l'indicatore dei semiconduttori a livello americano, cioè è proprio l'indice dei semiconduttori americano. Poi che io quello che analizzo ogni cosa, tutto, quindi per me ogni indice, come vedete prima vi ho fatto vedere il renminbi piuttosto che qualunque cosa a me dia significato da un punto di vista del valore intermarket, tale per cui posso trarre delle indicazioni che mi servono, a me va sempre bene. È ovvio, la maggior parte degli indicatori cosiddetti liquidi, e cioè che hanno una loro corposità anche da un punto di vista del significato, li troviamo in America e quindi è gioco forza che siano quelli poi, cioè l'importante è che siano indicatori che si sa che sono seguiti e quindi essendo seguiti sono liquidi e quindi danno un segnale che è assolutamente rilevante. Ecco, poi qui come vedete, questo è un altro ratio molto importante perché è il mercato del credito, il mercato dei corporate, quindi che cosa mi dice? Qui il rapporto tra gli high yield, che potrebbero essere intesi come diciamo, i junk bond, cioè quelli a dunque, intanto, vediamo un attimo, scusate, correlazione inversa, bond equity. Correlazione inversa bond equity, beh sì, tanto salgono uno e tanto scendono gli altri, sì, come bond, nel senso del bond, ok, però dunque, un attimo, pensi si sia ristabilita la correlazione inversa? Sì, in sostanza sì,
ma non è già da adesso, la correlazione inversa bond equity c'è ed è espressione di una cosa molto semplice, cioè il fatto che siamo in un mercato, in uno scenario globale di tipo deflazionistico e non inflazionistico. Quando prima del 2000 eravamo in uno scenario palesemente inflazionistico, bond e azionario si muovevano all'unisono, cioè i bond salivano e salendo tendevano ad anticipare il movimento dei titoli azionari, i quali a loro volta salivano. Da quando poi c'è stata l'entrata, diciamo da fine 98-2000, del mondo guidato dal Giappone, no? Che vede da 23 anni che è in deflazione, in una sorta di deflazione globale, funziona così, che si apprezzano i bond e scende l'apprezzamento dei bond coincide con il deprezzamento dell'equity e viceversa. Salvo ovviamente che succedano elementi, come dire, episodi o eventi di natura del tutto particolare, vedi paura di default per un qualcosa, allora si vedono chiaramente. Allora, domani salta fuori la notizia per cui mi invento il Portogallo. Dichiara default o comunque dichiara che alcune delle sue banche non riescono più a, diciamo, pur essendo state pompate dalle banche centrali, non ce la fanno più, e dico Portogallo potrebbe essere, io sono in Irlanda, trasmetto da Dublino, potrebbe essere tranquillamente Dublino, piuttosto che c'è mezza Europa che ha questo tipo di problema, quindi è tutt'altro che risolto. Saltasse fuori un problema del genere, quindi grossa paura di default, è ovvio che voi vedete schizzare i tassi di interesse alle stelle e nello stesso tempo, contemporaneamente, vedete i mercati azionari che vanno giù a picco. Aggiungo anche, poi magari diamo un'occhiata, tenete sempre presente che l'Italia, piaccia o no, è insieme alla Spagna, per quanto siano paesi ben più grandi di Portogallo, Irlanda e compagnia bella, sono dei peripheral, quindi se si creassero delle tensioni sui mercati dei tassi, tensioni di un certo tipo, state tranquilli che il BTP Future, piuttosto che il government spagnolo, che tendono a muoversi, se li andate a guardare, a modi copia e incolla, cioè se non sapete che uno e l'altro si chiama BTP o l'altro Spanish government, potreste anche quasi confonderli, e lo stesso vale per l'azionario, cioè il FTSE MIB e l'IBEX, attenzione che un certo tipo di notizia dirompente fa sì che ci sia uno spostamento tutto sul bond o government americani, che quindi andrebbero con tassi di interesse ancora ulteriormente più bassi, quindi verso nuovi massimi assoluti, ma i peripheral, BTP e compagnia bella, verrebbero massacrati. Quindi attenzione che questi tipi di correlazioni sono centrali. Poi se cambiano, se cambieranno, se si andrà nel tempo, ma certamente non adesso, verso scenari inflazionisti, probabilmente potranno anche cambiare o modificarsi, ma non è certo il momento adesso, non è certo il periodo ora di ipotizzare scenari inflazionisti proprio perché non se ne vede traccia a livello planetario. Ecco, come dicevo, questo è un ratio in cui si accorpa, diciamo, è stato costruito su gli high yield, quindi come dire, i junk bond, quindi quelli di minor qualità, con i corporate investment grade, cioè quelli considerati di qualità superiore. Come vedete qui c'è stato tutto un movimento che prima è stato guidato dagli high yield e fino a qui eravamo tranquilli, poi è cominciata una fase laterale. Dopo la fase laterale c'è stato addirittura il breakout, il tentativo di pullback e guardando anche sotto l'indicatore di momentum, ancora non fa che confermare la propensione tendenzialmente ribassista diciamo del ratio così come è stato costruito. Questo cosa significa? Dunque, anche le rotture recenti del Bund sono indizi di risk off? E beh, certo, sì, certo. Il fatto che il Bund abbia rotto e che stia andando probabilmente verso nuovi massimi assoluti, io tra l'altro, siccome oltre a tenere i webinar e diciamo tutto questo che fa parte del servizio Dynamic Intermarket Report, ogni tanto, non so per chi l'ha visto, metto anche delle chart libere sia sul portale di Trading Library sia anche sul portale di Leonardo. Una delle più recenti era proprio sul Bund Weekly, dove dicevo attenzione, c'è un doppio setup,
coincidente weekly, su base weekly, quindi potrebbe correggere un attimo, ma la mia sensazione, l'ho scritto, è che se anche ciò avvenisse, rimango sempre dell'idea che tendenzialmente da qui a non tanto lontano tempo possa andare verso nuovi massimi assoluti. Anche il T-note come il Bund vale lo stesso discorso. Chiaramente anche il T-note vale lo stesso discorso del Bund. Chiaramente non assimiliamo le due cose in maniera esattamente copia e incolla perché ogni tanto si creano delle divergenze, però non c'è alcun dubbio che se il T-note dovesse sparare, andare a rialzo, il Bund, se non lo fa subito, lo comincia a fare dopo, oppure se viceversa lo fa uno, ha un effetto di trascinamento conseguenziale sull'altro. Che si crei un decoupling totale tra due government del calibro di Bund e T-note è assolutamente impensabile, non avrebbe nemmeno senso. Quindi, dicevo, il messaggio che si evince da qui è che il mercato si sta spostando sempre più sui corporate di miglior qualità. Quindi anche da questo punto di vista l'idea sottostante è che lo scenario in una qualche misura come messaggio che arriva dal mercato corporate è un po' in fase di deterioramento, perché è ovvio, fin tanto che gli operatori trading sono disinvoltamente propensi ad ogni tipo di rischio, si buttano sugli high yield, quindi sui junk bond. Nel momento in cui c'è qualcosa che non quadra più o non sembra più quadrare come prima, c'è qualche timore prospettico a breve periodo, breve e medio periodo, si tende, ovviamente l'asse, come vedete anche dal grafico, tende a spostare il proprio baricentro più a favore dei titoli cosiddetta alta qualità. Ecco, un altro indice, un altro ratio che io faccio vedere sempre, che a me da molto significato, è quello costruito sul silver gold, dove il silver, come sapete, è un classico indicatore risk appetite, decisamente più dell'oro, cioè tende decisamente a performare bene, almeno storicamente, nel momento in cui si hanno ipotesi di scenari rosei per quanto riguarda i mercati azionari. Vedete dalla costruzione che qui invece è sempre, e negli ultimi tempi, è sicuramente il gold che la fa da padrone, perché a parte la discesa che la possiamo far risalire ancora dal 2011 ed è inarrestabile, poi ci sono stati dei tentativi di recupero, ma più che altro dei pullback. Abbiamo avuto una rottura qui a livello di questa trend line, di questo segmento, chiamiamolo, diciamo già però sulla parte bassa, un tentativo di pullback, e da come vedete adesso l'idea è che ancora l'oro tenda a overperformare l'argento, quindi ancora da questo punto di vista il messaggio è che il ratio silver gold mi sta in qualche modo replicando le stesse indicazioni che mi derivano prima dal mercato del credito. Se la domanda poi è, ma l'oro, perché ad alcuni interessa, ma dov'è che potrebbe andare? Allora, tenete presente che intanto l'oro, fare le previsioni sull'oro è veramente un po' come vincere al Super Enalotto, nel senso, cioè c'è chi lo ama, c'è chi lo odia, e in base al fatto che lo ami o che lo odia, lo vede sempre al rialzo piuttosto che sempre al ribasso. Io cerco ovviamente di liberarmi di queste idee sottostanti. Ecco, qui c'è un mio qui, dunque, scusate, qui come c'è il quadratone di Gann, quindi da centrare è un po'. Ecco, comunque, ecco, per quanto riguarda l'oro, allora, innanzitutto leggevo stamattina delle indicazioni di sentiment, perché il sentiment chiaramente lo calcolate a livello globale, ma anche sui singoli asset, no? Quindi che sentiment c'è sull'azionario, che sentiment. Allora, indicazioni di sentiment del gold adesso sono a un 82% bulls, quindi cosa vuol dire? Che c'è stato un rimbalzo, qui siamo su base monthly, quindi molto lunga, qui c'è stato, vedete, questo rimbalzo praticamente da novembre, che dai minimi sotto 1.200 l'ha portato adesso a 1.333. E
è arrivato a questo livello già con l'82% bulls. E quindi, come dire, io mi aspetto che possa salire ancora un po', mi aspetto che possa eventualmente anche arrivare qui in area 1.400, ma poi la chiave di lettura che io gli do è quella del rimbalzo e che poi debba scendere ancora. Questo per varie ragioni, ma se guardiamo anche banalmente la costruzione del ratio inflation deflation, dove diciamo, chi caratterizza la parte inflazionistica è sempre l'oro da un punto di vista. Se l'equity corregge il gold che fa. Allora, se noi guardiamo le relazioni che si erano stabilite nei mesi, direi anche negli anni più recenti, le commodities, quindi se, ripeto, se l'equity si muove al ribasso, l'oro cosa fa? Allora, attenzione, le relazioni che si erano stabilite nei mesi più recenti, anche negli anni più recenti, è che commodities e azionario si muovessero nella stessa direzione. Questo cosa vuol dire? Che l'oro da un lato è vero che è leading indicator, che è, come dire, è considerato valuta rifugio. Ma l'altro significato dell'oro, oltre a quello di essere considerato rifugio, è quello di essere leading indicator, cioè indicatore principe, anticipatore per tutte le commodities. Questo cosa significa? Che se io ipotizzo che mi valgono ancora queste relazioni e non cambiano e non sono cambiate, può essere che cambieranno in futuro, ma adesso si confermano, mi aspetto che se l'azionario tende a scendere, tendano a farlo anche le commodities. Tanto per inciso, vi faccio vedere che lo faccia anche un'altra commodities che è principe delle commodities dal punto di vista del segnale produttivo a livello economico, e cioè il copper, e cioè il rame. Quindi io mi aspetto, ecco, vedete, qui è lungo periodo, c'è una configurazione molto nitida, questo è un test e spalle, c'è un breakout. C'è un tentativo di pullback, ma per ora è un tentativo e basta. Se questa figura si completa nel medio-lungo periodo, perché quindi siamo in ottica monthly, mensile, quindi ci vuole del tempo, ma se si completa, dagli attuali livelli a 3,19 lo troviamo intorno a 200. E è chiaro che se il copper, ipotesi, mi andasse a finire lì, non c'è alcun dubbio che anche le altre commodities, almeno quelle di tipo industriale, mi vanno a finire in quella direzione, oro direi compreso. Altro discorso, però non lo si può affrontare adesso. Altro discorso, ma non lo si può affrontare. Ecco, scusate, c'era un'interruzione. Per quanto riguarda ecco, dicevo, se il copper si propone in questo modo, è ovvio che anche le altre commodities di natura industriale mi aspetto che vadano allo stesso modo. Chi potrebbe avere altre evoluzioni, però le guarderemo un'altra volta quando si fa magari ci sarà un webinar più tagliato sulle commodities, quelle tropicali, ad esempio il cacao sta andando alle stelle da tempo, ma per altri motivi che non c'entrano nulla, è una materia prima di tipo, come dire, appunto, viene annoverata tra le tropicali. Oppure, se dovessimo guardare il grano turco, che pure è in ribasso, piuttosto che l'avena, piuttosto che il light cattle, vi faccio vedere per curiosità, visto che siamo andati sull'argomento, il light cattle che io utilizzo anche questo da un punto di vista segnalettico per cercare di capire dove va il dollaro. Il light cattle, vedete dov'è? È qua. Il light cattle è bestiame vivo. Perché io lo seguo, lo guardo molto insieme ad oro? Perché è statisticamente una delle materie prime più, se non la più in assoluto, inversamente correlata rispetto al dollaro. Quindi io, cercando di capire fin dove può arrivare il light cattle, faccio i miei ragionamenti sul fin dove, come dire, il dollaro. Vedete che sotto c'è il dollaro, fin dove mi si può indebolire il dollaro e quando mi posso aspettare che il dollaro, quindi qui il dollar index, si può muovere a sua volta al rialzo. Ecco, se io poi vi faccio vedere sempre del light cattle quest'altra figura,
Voi vedete, ecco, questa è costruita proprio su, è l'archetto al fine a se stesso, e vedete sotto indicatori di momentum e direzionale. Vedete che sembra che stia andando alle stelle, e sta andando alle stelle, e per carità nulla impedisce che vada ulteriormente su a 150 piuttosto che. Però attenzione, siamo ad un livello che è molto tirato, perché se andate indietro nel tempo vedete che gli indicatori sono molto tirati. Questo cosa significa? Che se io tengo monitorato il live candle e immagino che siamo vicini ad un top, di conseguenza trago le mie indicazioni sul dollaro e dico bene, allora il dollaro è molto vicino ad un bottom, potrebbe cominciare a overperformare in un certo modo. Ma quando dico dollaro a overperformare in un certo modo, non mi riferisco esclusivamente, cioè come ho fatto vedere all'inizio, rispetto alle valute emergenti, perché quello è chiaro, le valute emergenti stanno soffrendo, quindi è chiaro, contro dollaro e tutto sta perdendo da un punto di vista degli emergenti. Ma quello che interessa poi è andarlo a vedere contro euro e cercare di capire che tipo di indicazioni possiamo avere contro euro. Allora, visto che l'abbiamo già l'abbiamo citato, possiamo andarci a beccare il dollaro. Ecco, vedete, come vedete, il bello dell'intermarket è che si salta a 360 gradi da una parte all'altra. Si cerca di capire, guardando ogni tipo di cosa, quello che poi serve a noi, diciamo, perché se anche come dire, uno investe o opera sul FTSE MIB italiano, quindi sull'indice domestico di casa nostra, ma vuole capire, oltre che guardando il grafico stesso, che dopo lo guardiamo, ma vuole capire dal resto del mondo che tipo di indicazioni può avere, e deve essere predisposto a guardare tutto. Guardare tutto ci può stare anche guardare il live candle, per esempio. Ecco, voi se vedete qui l'euro-dollaro, voi sapete che le ultime correlazioni storiche sono quelle per cui se l'euro, quando l'euro sale, s'apprezza e va bene, ciò fa bene ai mercati azionari, viceversa, quando invece scende significa tensione sui mercati azionari. Allora, innanzitutto qui vedete che siamo vicini perfettamente a livello settimanale, weekly, con un 200% di 200% di Fibonacci time, tale per cui a questi livelli, e ieri già è cominciata una fase di indebolimento, oggi c'è stato un minimo a 1,36,43, adesso è risalito a 1,37, però c'è stato tra ieri e oggi un tentativo di botta. Ecco, vedete sotto poi che l'indicatore di momentum è molto debole, cioè non mi dà un'impressione di voler, come dire, strappare al rialzo e quindi confermare il fatto che da qui in poi potrebbe indebolirsi. È ovvio che, siccome però poi i mercati hanno sempre ragione, e poi l'euro-dollaro, saper prevedere l'euro-dollaro è veramente una cosa da campioni, da premi Nobel, sinceramente. È ovvio che, come ho anche avuto già modo di dire in altri webinar recenti, l'ho anche scritto, l'ho anche riportato più volte, l'ho anche messo nei report, è ovvio che se per qualunque ragione, non importa quale, qualunque essa sia, noi ci troviamo, vedete che questa è una struttura che potrebbe essere letta come una cup with handle, cioè una tazza con manico. Allora, questa è una struttura che quando è così non dice nulla. Se si andasse al breakout qui, però, statisticamente diventa una figura, un pattern significativo, che vuol dire che si tira la linea qua, si parte dal breakout e tutta questa, diciamo, questa distanza verticale dal breakout la si proietta su. Questo cosa significa? Che se e solo se, per una più ragioni, non importa quale sia, se andasse al breakout qua sopra, quindi sopra 1,40, allora anch'io cambierei view da 1,40 a 1,45, 1,46, perché a un certo punto va bene tutte le mie argomentazioni intermarket, seasonality, ciclicità, statistiche a favore del dollaro, eccetera, 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 ma se poi il mercato per X ragioni o anche perché è manovrato fa altre cose, io ovviamente ne devo prendere atto. Quindi, fin tanto che non mi va in breakout deciso sopra 1,40, la mia view è quella per cui siamo ancora in una fase in cui l'euro fa quello che fa, che sta facendo, e poi dovrebbe iniziare una nuova fase favorevole al dollaro. Però, appunto, attenzione, da seguire qui proprio da un punto di vista strettamente grafico, cosa accade nella parte alta, perché se si andasse sopra a quei livelli, a livelli, come ho detto, di 1,40, dovremmo necessariamente modificare la view e vederla in altra chiave.
Ecco, già che ci siamo, siccome poi voglio essere sicuro comunque di fare in tempo, di farvi vedere qualcosa sulla roba di casa nostra, allora, andiamo a vedere intanto, semmai poi ritorniamo dopo sui fattori Intermarché, perché come vedete un'ora vola via, per cui come dire, preferisco al limite farvi vedere qualcosa anche di concreto su roba di casa nostra. Ecco, andando sul Fuzzi MIB, qui siamo in una configurazione weekly che a me sinceramente non è che piaccia granché, nel senso che non è che mi dica grandi cose, o meglio, cosa mi dice? Che anche qui eravamo in una tendenziale situazione, dunque, eravamo in una tendenziale situazione, come vedete qui, di un Fibonacci time che poteva alimentare una svolta al ribasso. C'è stato un tentativo, lo vedete dalla piccola candela in rosso, un tentativo. Adesso c'è una classica doji, cioè una candela di incertezza. Potrebbe ancora continuare questa correzione, quindi potrebbe essere che ha fatto quei 20.500-20.600 e poi mi comincia una fase correttiva. Quello che a me piace molto di più da tenere come riferimento, l'ho anche inserita nel prossimo report che manderò adesso a giorni, è quella monthly perché mi rimane più ricca di informazione, cioè a parte che è più nitida e anche più bella da vedere. Ecco, però come vedete, dunque, qui siamo intorno ai valori di 24.000 e 3, 24.000 e qualcosa. Allora, io come ho detto anche in altre occasioni, da questa fan line Fibonacci tracciata, tenuto considerando quindi questo top che è stato fatto a novembre del 2011, a febbraio 2011, siamo arrivati in prossimità sempre della trend line sulla parte vedete bassa, no? Ecco, scusate, intanto leggo la. Allora, intanto il nostrano è un'occasione d'acquisto generazionale, magari non subito. Il nostrano è un'occasione d'acquisto generazionale, magari non subito. Ecco, in questo magari non subito, attenzione che ci potrebbe essere dentro tutto, cioè di tutto e di più. Perché se il non subito vuol dire che, come mi dice, come mi suggerisce qualche strategista americano, potrebbero essere un paio d'anni di grossa sofferenza, mi sta bene il discorso generazionale, ma da qui a un paio d'anni dove lo vado a vedere allora il FTSE MIB? Perché se è vero, se fosse vero ciò, tanto vale che allora il mio accumulare generazionale cominci un po' più in là, capite? Cioè, bisogna sempre intendersi, cioè, cosa si intende? Io poi adesso non posso trattare di queste cose, probabilmente le metterò nei report, ho già argomenti selezionati che parleranno ad ampio respiro, un po' anche di macroeconomia, un po' di demografia. Ci sono delle situazioni anche di tipo demografico, per esempio nel Far East, Giappone, eccetera, tale per cui ipotizzare per esempio che Giappone e Cina da qui ai prossimi anni possano fare grandi cose è veramente, come dire, un sogno, ma è un sogno che o magari si realizza perché i mercati sono irrazionali, ma ci vuole veramente una grande convinzione. Quindi non dimentichiamoci che un conto è l'essere fan italiani, come dire, essere, diciamo, essere positivi, avere un approccio positivo, come dire, the worst is back, il peggio è alle spalle. Altra cosa invece è il sano realismo poi di quello che fanno i mercati. Io vi ho fatto vedere all'inizio apposta quello che sto seguendo adesso, cioè il mercato delle opzioni, vi ho fatto vedere il renminbi, che mai e poi mai mi interessa da un punto di vista operativo. Attenzione, se si va verso una guerra valutaria senza esclusione di colpi, a parte il fatto che è tutto da vedere poi dove andrà a finire l'euro-dollaro, se all'insù o all'ingiù, perché a quel punto saltano anche tutti i meccanismi. E perché saltano? Perché è vero che la Germania da sempre dice a me interessa un euro forte, perché io sono la Germania, perché non voglio inflazione e via dicendo, ma è anche vero, non dimenticate, che la Germania ha per quanto riguarda il PIL complessivo della Germania, l'export, quindi le esportazioni, incidono al 40%. Quindi, se il Giappone dichiara una guerra valutaria e punta alla
all'indebolimento estremo dello yen. Quindi già con calcoli che io sono andato a leggere, previsioni e stime di quante Toyota in più si vendono se lo yen passa da 102, 105, cioè proprio calcoli così, anche sul mercato delle auto, quante Toyota, quante Nissan, eccetera. Capite bene che anche la Germania, che pure fa la voce grossa da sempre sull'inflazione, se si andasse verso questo scenario, non so sinceramente se gradirebbe così tanto un euro sempre forte, un euro cosa, ma probabilmente un euro che magari comincia a scendere e scende un po', senza dirlo pubblicamente perché ci farebbe una pessima figura, però le potrebbe far comodo. E se le fa comodo, attenzione, le banche centrali, quello che dicono è una cosa, quello che fanno è un'altra. Anche su questo esistono libri scritti da strategist importanti in cui c'è proprio uno storico, un track record di quello che hanno detto le banche centrali e del contrario che è successo sui mercati, che ha dell'incredibile, ma parlo dei livelli alti, cioè livelli alti vuol dire non l'economista della singolo economista della società privata, che magari è bravissimo, sono libri americani, sono libri in inglese, sono tipo Code Red, poi magari se mi mandi anche una mail a Trading Library, io ti posso dare anche più titoli, comunque sono libri usciti da poco in America, sono Code Red, sono la Demographic Cliffs, tutti libri di estremo interesse perché fanno capire come ragionando anche nel lungo periodo bisogna tener conto di tutte le variabili prima di dire, ecco, prima io mi sono perché ho fatto riferimento a quella frase, attenzione può essere un'occasione generazionale, sì, ma bisogna vedere se il timing è giusto adesso, perché se il timing è giusto adesso, ok, ma se per ipotesi il FTSE MIB di casa nostra fa la finta e poi mi scende di qualche migliaio di punti, perché magari lo scenario globale mi si sgretola, beh, capite bene che allora arriverà il momento in cui sarà veramente un'occasione generazionale, ma non è detto che questa possa essere assolutamente adesso. Quindi spero di essermi spiegato. Poi, come dicevo, queste cose io tendo poi a metterle di più nei report, oppure se mi vengono fatte domande via mail, eccetera, perché chiaramente in un webinar a me piacerebbe, ma cioè, dovremmo fare. Allora, se so che c'è interesse per un seminario di una giornata, si fa un seminario di una giornata a Milano o dove volete e io ben disponibile, però ci vuole una giornata intera, dalle 9 del mattino alle 5, e allora parliamo di tutto e di più, senza problemi. Ecco, rifacci i tuoi riferimenti per i contatti, quali? E contatti in che senso? Riferimenti di Trading Library o di che cosa? Email, siti. Allora, il sito è quello di Trading Library, quindi www.tradinglibrary.it. La mail è info@tradinglibrary.it, poi se andate sul sito comunque c'è anche il numero di telefono, quindi potete chiamare, potete tanto guardare il sito, potete mandare mail, riferimento a me, quindi Fabrizio Pozzi, Intermarket, chiedere le informazioni che volete, o anche telefonare direttamente, così vi dicono tutto. Dunque, poi un'altra domanda, quando, ritornando al Fuzzini, quale scenario consideri più verosimile? Allora, qual è il mio scenario più verosimile? Qui devo accelerare un po' perché non vorrei che poi mi andasse via, vedo che mancano un minuto dal timer. Il mio scenario più verosimile è quello intermarket o globale, cioè io ho la sensazione che si stia guastando qualcosa e che si vada verso un periodo di forti tensioni. Se questo fosse vero, allora, se non è vero, rompiamo 21.000 e andiamo verso 24.000, ma se questo fosse vero, attenzione che arriviamo a 21.000, se ci arriviamo, e poi marzo, vedete, setup Fibonacci si gira e si va al ribasso, e lì dipende da con che modalità, cioè come ci va il mercato americano. Ultimissima cosa, prima di concludere, mercato americano, quindi se rimaniamo sopra 1.750, ok, hanno ragione i rialzisti e si può continuare a salire. Sotto 1.700, attenzione, può succedere di tutto. Detto ciò, vi saluto perché vedo che tra un po' va via il timer. Vi saluto, ringrazio tutti e ripeto, se interessati, spero che vi sia piaciuto il webinar, se interessati,
Come ho detto prima, la proposta che fa Trading Live di adesso è, per come la vedo io, comparativamente anche ad altre cose, assolutamente imperdibile. Quindi fate un po' le vostre valutazioni, nel caso ci risentiamo poi per fine marzo. Oppure se avete domande da inviare, chiaramente potete mandare tutte le domande che volete, io vi risponderò. Grazie a tutti e buona serata.